Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMV News. Partiamo subito parlando all'inizio della nostra trasmissione di campionato e anche di mercato, perché a questo proposito il presidente del Napoli De Laurentiis ha fatto il punto della situazione su Koulibaly e su Osimhen, sul futuro di questi due giocatori. Sentiamo il numero uno partenopeo. Koulibaly è un simbolo del Napoli e lui, se vuole non essere più un simbolo, è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare. Ognuno ha una propria dignità e delle proprie esigenze. Noi rispettiamo chiunque. A voi vi risulta che io abbia obbligato mai nessuno, pur avendo anni di contratto in più quando voleva andare via, di restare? No, mai. L'unico forse che ho obbligato, sapete chi è? E che saluto perché è un caro amico, Mazzarri. Walter Mazzarri, a un certo punto, dopo 2 anni, mi disse: Presidente, io voglio andare via. No, tu qua devi rimanere. E lui, però, devo dire, molto opportunamente e rispettosamente, del contratto che aveva, è rimasto. E devo dire che ci ha regalato anche 4 anni di soddisfazione. Presidente, quando arrivò Osimhen, le disse: sarà un Napoli Sarà un Napoli? osimeniano. Quando arrivò Victor Ragazzi, ma Adesso. Osimhen ce l'abbiamo avuto a mezzo servizio per 2 anni consecutivi, no? Quindi Perché resta. non è che ha giocato tutte le partite del campionato, quindi dare dei giudizi su un calciatore è sempre, secondo me, poco opportuno. Perché ogni campionato è diverso, perché ogni squadra si modifica nel corso della preparazione del campionato futuro, quindi è sempre un'incognita. E poi quello che voi dovete sempre mettere sul campo è anche il lato psicologico. Io sono sempre stato dell'idea che ci vorrebbe uno psicologo per seguire, o una psicologa, perché una donna fa sempre più piacere, no? Interrogarla e farsi interrogare, perché uno fa finta di farsi interrogare, ma in realtà la interroga. Voglio dire, però poi bisogna anche non mettere gli allenatori nei guai, perché uno psicologo o una psicologa può dire anche delle cose inopportune, creando una barriera di convincimenti nel calciatore stesso, che poi possono cozzare con quella che è invece l'idea di chi allena. E quindi noi ci siamo sempre astenuti nel rispetto dell'allenatore, che è quello che ha la responsabilità della squadra quando la squadra va in campo. Adesso ci proiettiamo sulla sfida scudetto, quella tra Sassuolo e Milan, con i rossoneri che devono almeno pareggiare per poter conquistare il titolo. Sentiamo le parole del tecnico degli emiliani, Dionisi. Ma ce l'aspettavamo, speravamo di vivere questa settimana, perché non si poteva desiderare una cosa migliore, di finire con una partita importante, contro una squadra importante che si giocherà tanto. Dal nostro punto di vista l'affronteremo nel miglior modo possibile, con entusiasmo, sapendo che stiamo facendo un buon percorso. Ci piacerebbe finire in maniera positiva, sappiamo che la partita sarà difficile. Aver vinto a Milano, che cosa insegna durante questa settimana? No, non insegna niente nel calcio. Mesi passati è già preistoria, non conta più quello che si è fatto, e noi speriamo di far ricordare quello che faremo domenica. 20 anni dopo, mister, può finire a rovescio per l'Inter. All'epoca ha perso uno scudetto già vinto, stavolta. No, io mi limito a parlare del Sassuolo, non facciamo favore ad altri, noi cercheremo di fare il meglio per noi e basta. Restiamo ancora su Sassuolo Milan per ascoltare il punto di vista di Giovanni Carnevali, l'amministratore delegato del Sassuolo. Beh, sai, non ci manca nulla, no? Perché appena terminiamo qualcosa di importante, come sarà la partita di domenica, inizieremo poi anche, parlando sempre di giovani, con le finali del campionato primavera che si svolgeranno tra Sassuolo e la finale per Mapei Stadium. Per cui andremo avanti nell'organizzazione di grandi eventi. È chiaro che la partita di domenica c'è una grandissima aspettativa. Noi abbiamo avuto una richiesta pazzesca di biglietti e l'abbiamo, nel giro di pochissimo sono stati venduti tutti. Non riusciamo a esaudire queste richieste perché purtroppo ormai diciamo che sono richieste enormi, per cui non è ben venga, perché sarà una festa del calcio. È chiaro che poi il Milan ha un obiettivo, noi abbiamo un obiettivo diverso, ma penso che deve essere una partita giocata con il massimo della professionalità per cercare di ottenere sicuramente da parte nostra il miglior risultato.
vostri ragazzi hanno già raggiunto un obiettivo importante, quello dei 50 punti, e di fare meglio, come ha chiesto Dionisi, di quanto fatto nel girone d'andata. Ma è anche una squadra che contro le grandi ha dato il meglio di sé in questa stagione, può essere ancora così? Ma sì, quest'anno ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni vincendo con grandi club, soprattutto vincendo in trasferta con Juventus, Inter, Milan. Io sono convinto che avremmo potuto avere dei punti in più, per poter, potevamo anche fare ancora meglio, sapendo un po' delle difficoltà che ci sono state in questa stagione. Questa stagione abbiamo cambiato l'allenatore, ogni cambio che c'è non è così facile, perché dopo 3 anni molti giocatori ormai sono abituati a un certo tipo di gioco, quello che va modificato. Siamo molto soddisfatti di quello che è stato fatto in questa stagione, siamo molto soddisfatti di quello del lavoro del mister Dionisi, che è il primo anno di Serie A. E questo ci fa ben sperare, perché anche con i cambi, anche con gli allenatori, insomma, puntiamo sempre sui giovani, puntiamo sempre su dei ragazzi. Non dobbiamo dimenticarci che quest'anno abbiamo fatto 4 cessioni importanti. Sul Milan adesso le considerazioni di un grande ex rossonero come Marco Amelia, intervenuto al Memorial Claudio Lippi. Non me ne vogliono quelli dell'Inter, ma non merita il Milan, ragazzi. Milan ha fatto un percorso che dura da qualche anno. Una programmazione con una dirigenza che ha messo sul tavolino una filosofia di lavoro, un allenatore che insieme al suo staff ha fatto un lavoro ottimo, giocatori che hanno sentito sempre più addosso di giorno in giorno la maglia del Milan, che è una maglia molto pesante, l'hanno vestita con grande orgoglio, acquisti mirati, gente che è venuta a vestire questa maglia che ha dimostrato di meritarla. Mi ripeto, non me ne vogliono gli altri, però il Milan merita questo campionato, andiamo tutti a Sassuolo e speriamo di festeggiare, perché lo merita tutto il popolo rossonero, lo merita la dirigenza che ha fatto un ottimo lavoro, lo meritano i giocatori, perché ogni domenica ci emozionano, ogni partita del Milan è una gioia. E poi, ricordando e vedendo lo stadio domenica scorsa, i tifosi lo meritano, perché dopo tanti anni bisogna tornare a gioire. Marco, qual è l'aspetto che ti ha sorpreso di più di questa stagione del Milan? Qual è l'aspetto che ti ha sorpreso? La maturità, perché di fronte a questa squadra che ha passato delle difficoltà come tutte le squadre, e magari tutti pensavano che mollasse perché c'era comunque una quantità di ragazzi giovani in campo, e magari tutti pensavano alle altre squadre che erano più forti. Invece la maturità di stare lì nei momenti difficili è venuta fuori, anche in molte partite ha saputo soffrire, sapendo che poi comunque una giocata i nostri giocatori la potevano fare, portato a casa i risultati, e poi le prestazioni di alcuni singoli che magari nessuno si aspettava. Sono contento di Mike, sono contento di Sandro, di Tonali, che ha dimostrato il giocatore che è nonostante i 21 anni, e sono contento di Rafa, di Leao, se devo dire anche di Ibra, perché poi alla fine Ibra è determinante, perché noi magari l'abbiamo visto meno in campo, ma nello spogliatoio ha dimostrato di essere un grande leader e ha trasmesso quella voglia di vincere le partite, quella mentalità vincente che tanti ragazzi giovani che abbiamo in squadra poi hanno dimostrato di trasmettere sul campo, facendoci vincere partite anche difficili. Quindi. Marco, 11 anni fa hai vissuto una settimana come questa, mancava un punto con la Roma. Come si vive questa settimana? Che cosa non devono fare i giocatori per non arrivare, diciamo, con troppa paura o troppa responsabilità addosso domenica? Ma guarda, io penso che la paura questa squadra non ce l'abbia, perché ha passato settimane molto più difficili, molto più delicate. È un passo dalla gioia, come ha detto il mister Pioli, il lavoro non è finito. Non deve pensare che sia facile domenica, perché comunque il Sassuolo ha qualità, è spensierata e può metterti in difficoltà, però io credo che la motivazione fa la differenza. Il Milan ha la motivazione di poter vincere un campionato dopo tanti anni, di far gioire il popolo rossonero, quindi sono straconvinto che questa squadra ci farà emozionare nuovamente domenica. Sulla lotta a scudetto, ma anche su quella per l'Europa League, abbiamo ascoltato le parole di Ciccio Baiano, che abbiamo intervistato a margine della festa del Viola Club 2005. Sentiamo Baiano. Ciccio, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo campionato. Lo scudetto in questo momento lo vedi al Milan all'80%? Guardo la classifica e dico che il Milan vincerà questo campionato al 90%. C'è questo 10%, perché poi le partite vanno vinte sul campo. Affronta il Sassuolo, che è una squadra temibile, che sta bene. Poi le motivazioni in questi casi faranno la differenza. Per quanto riguarda invece la lotta all'Europa,
come vedi questa corsa che comprende non soltanto la Roma ma anche la Fiorentina e l'Atalanta? E l'Atalanta. Si è complicato un po' la Fiorentina dopo la sconfitta di Genoa contro la Samp, nessuno si aspettava una partita del genere, può capitare, e adesso la Fiorentina ha un'altra chance contro una squadra che è la Juventus, che diventa la partita nella partita, perché ovviamente la Fiorentina deve solo vincere, perché secondo me pareggiare non porta in Europa. Secondo te comunque, al di là del fatto che è una partita che si prepara da sola, è una Juventus, diciamo così, che non dovendo chiedere niente al campionato potrebbe concedere qualcosina? Sì, bisogna vedere la formazione che farà, darà spazio probabilmente a quelli che hanno giocato meno, vedremo sicuramente qualche giovane, però formazione conta poco, contano le motivazioni e mi sembra che la Fiorentina abbia più motivazione anche perché deve raggiungere un obiettivo. E poi, finito il campionato, che sia Europa o che non lo sia, il primo rinforzo dovrà essere un centravanti? Da quello che si è visto, se si vuole pensare in grande sicuramente sì, anche perché non penso che Piontek venga riconfermato, e si punterà su Cabral, ma sicuramente dovrebbe arrivare un attaccante che possa almeno andare in doppia cifra, se si vuole pensare in grande. Ti chiedo anche del Napoli, è giusto ripartire da Spalletti? Sicuramente sì. L'obiettivo di Spalletti è stato raggiunto, la società gli aveva chiesto di portare il Napoli in Champions League, poi è normale che c'è il rammarico, perché è una squadra che sta sempre nei primi posti, c'era la speranza fino a un mese fa che potesse lottare fino alla fine per il campionato. Si è fermata all'improvviso, ha perso dei punti inspiegabili, però il calcio è bello anche per questo, perché probabilmente quando sento dire ma il calendario di questa, il calendario di quell'altra, fortunatamente è cambiato un qualcosa, i punti vanno conquistati sul campo e non sul calendario. Visto che conosci molto bene Sarri, il prossimo sarà il suo anno alla Lazio? Direi che tutte le difficoltà che poteva avere, ma si sono viste all'inizio, era normale che potesse fare fatica, ma poi ha raggiunto un obiettivo importantissimo, quello dell'Europa League, con una squadra che praticamente ha giocato per 6 anni allo stesso modo e lui ha cambiato radicalmente il modo di pensare il calcio, perciò penso che abbia fatto anche lui un grandissimo campionato insieme ai suoi ragazzi. Quindi ha fatto il massimo, non poteva aspirare magari al quarto posto, la Lazio per qualche tempo ci ha creduto a questo obiettivo? No, onestamente no, è normale che uno, un ambizioso, cerca sempre di puntare al massimo, ma dentro di sé probabilmente aveva capito che il massimo che poteva fare era portare la squadra in Europa League. Adesso apriamo una parentesi di mercato e andiamo a fare il punto della situazione insieme a Daniele Amerini, agente ed ex calciatore di Fiorentina e Vicenza tra le altre. Daniele, da addetto ai lavori, che mercato sarà, visto che ormai ci siamo alle porte, le trattative sono già in atto? Ma sì, c'è un po' di movimento quest'anno, sinceramente io credo che due o tre squadre debbono, non dico rifondarsi, ma comunque investire fortemente. Una sicuramente la Juve, anche se sembra che stia andando su dei parametri zero, però di grande fascino. Che pensi di questa strategia? Perché comunque sono giocatori sì vincenti, però con una carta d'identità pesante. È una strategia rischiosa perché soprattutto perché la Juve non ha pagato con Rabiot, che comunque sia, anche se ultimamente ha fatto, si è un po' ripreso, però non ha mai dimostrato di essere quel giocatore che si pensava, con ora non mi viene il nome dell'Arsenal, Ramsey. Ad oggi non hanno pagato, è chiaro, se vai su giocatori come Pogba, come Di Maria, come sembra, insomma, quindi parla anche di Perisic. Comunque sono delle garanzie, chiaramente sono giocatori che certe squadre adesso in Italia possono prendere solo quando sono in là con l'età. Dicevi di un paio di squadre che devono rifondarsi, l'altra qual è?
Ma io credo che le romane, se vogliono chiaramente tornare a competere, debbano investire sul mercato, e credo che l'indicazione di Mourinho sarà quella, che è sempre stato un allenatore forte a farsi comprare i giocatori, quindi io credo che continuerà, e credo che la Roma entri forte sul mercato. Anche la Lazio, insomma, potrebbe cambiare volto notevolmente, perché si parla di partenze importanti, ma anche di arrivi, ad esempio quello possibile di Rugani, che sarebbe un giocatore ben gradito da Sarri, ma comunque anche altri giocatori. Sì, io credo che la Lazio dipenderà molto soprattutto prima dalle partenze che farà, per poi investire sul mercato. Però di solito io credo che Tare e Lotito abbiano sempre qualche buona idea, di conseguenza dei buoni giocatori poi da portare in Italia. Quindi io credo che anche la Lazio, credo se rimarrà Sarri, quindi su indicazione di Sarri, cerchi di sistemare con giocatori più adatti al gioco del mister. E secondo te il primo acquisto della Fiorentina quale sarà? Non tanto come nome, ma quanto come ruolo? Lì dipenderà innanzitutto dai riscatti, chiaramente, di giocatori fondamentali come Torreira e Odriozola, anche se ad oggi sembra più difficile. E quindi da lì io credo che un terzino destro sia fondamentale. Chiaramente se confermi Odriozola sei opposto, però la vedo difficile. Torreira penso che alla fine rimarrà, quindi può essere che ci sia bisogno di investire su un... comunque su un altro centravanti, nonostante io credo che Cabral, il vero Cabral si vedrà dal prossimo anno, però credo che da solo probabilmente sia poco, quindi forse la Fiorentina andrà anche su un altro centravanti, magari più giovane. Ancora mercato con le parole di Lorenzo De Santis, agente e intermediario di mercato. È ormai già tempo di mercato, lo è sempre, però adesso in particolare. Allora, che cosa ti aspetti per questa sessione estiva? Beh, una sessione estiva che inizierà il 1° luglio, proprio ieri sono arrivate le date ufficiali del calciomercato, inizio il 1° luglio, chiusura il 1° di settembre, però di fatto già le società sono al lavoro da tempo su rinnovi, su nuove operazioni, quindi è chiaro che ci sono diverse situazioni interessanti, molto poi sarà importante vedere anche quello che le società riusciranno a spalmare con le nuove regole, no? Sappiamo che ci sono dei regolamenti nuovi legati ai prestiti, a una limitazione dei prestiti, è stato confermato il decreto crescita e questo agevola le società, ma con stipendi a partire da 1 milione, quindi novità anche tra i lavori, però ecco, è un mercato dove sono convinto il trend sarà in crescita rispetto alle ultime due estati, dove causa pandemia chiaramente si era assistito a un mercato un po' più austero. E ad oggi tra le big ti senti di dire che quale sarà la società che agirà di più sul mercato? Beh, mi sembra che ci siano grandi manovre in casa Juventus anzitutto. La Juventus che a mio avviso partirà da rafforzare il centrocampo, e probabilmente è stato il reparto dove è andata più in sofferenza, perché in varie sessioni di mercato Ramsey, Rabiot, lo stesso Bentancur che è stato ceduto non avevano mai convinto fino in fondo. Locatelli si è ben integrato, ma da solo, a volte con Arthur, a volte con altri interpreti, non è riuscito a rendere al massimo. Ecco, allora la Juventus non è un caso che stia andando in due direzioni: lo scambio Ken Paredes per andare a rafforzare un vertice basso e un'operazione anche da mezzala. Ecco che qui il grande nome potrebbe essere il ritorno di Paul Pogba a parametro zero alla United. E per quanto riguarda le altre big, parlando per esempio dell'Atalanta, cosa ti aspetti? Una rivoluzione anche sulla panchina? Sì, dall'Atalanta mi aspetto comunque una rivoluzione, anche perché credo comunque che già andare a cambiare, a sostituire il direttore sportivo, comunque l'arrivo ormai quasi definito di Tony D'Amico, andrà a cambiare strategie. Chissà che a seguirlo non possa proprio essere quell'Igor Tudor che tanto bene ha fatto a Verona proprio con D'Amico quest'anno. Mi aspetto che l'Atalanta possa rimanere comunque con uno schieramento a tre, pur cambiando magari Gasperini, e mi aspetto anche diversi cambiamenti, perché comunque si è percepito comunque la fine di un ciclo, ed ecco che quindi tante facce nuove arriveranno a Zingonia. Quanto riguarda invece la Fiorentina, è chiaro che molto dipenderà anche dall'approdo o meno in Europa, però che cosa ti aspetti ad oggi? Anzitutto il centravanti, perché poi dopo la conferma di Cabral e il mancato riscatto
di Piontek, che mi sembra molto complicato. La Fiorentina dovrà scegliere se andare su un profilo già più consolidato, un nome su tutti, quello di Andrea Belotti, che va a scadenza col Torino, oppure se seguire una delle tante piste esotiche, no? Dal Sud America si parla ancora di Agustín Álvarez, si parla di José Manuel López. Io credo che in questo momento sia importante identificare le physique du rôle del giocatore che italiano andrà a selezionare insieme a Barone e a Pradè, e mi aspetto anche che poi possano essere riscattati anzitutto Torreira e Odriozola, che tanto bene hanno fatto in questa stagione. Siamo dunque ai saluti per questa edizione del TMV News, ci ritroviamo domani, grazie per averci seguito, buona serata.